Domenico Modafferi, presidente della cooperativa Rom 95. Quest'oggi qui, prima dell'inizio del primo consiglio comunale, a rappresentare che cosa? A rappresentare, siamo simbolicamente vestiti tutti in bianco per rappresentare la condizione nella quale la cooperativa si trova, una sorta di aspetto da fantasma. Alcuni cittadini pensano che tutti gli operatori della cooperativa sono stati assunti e assorbiti dalla Leonia, altri pensano che la cooperativa abbia chiuso, altri ancora pensano che la cooperativa stia regolarmente svolgendo le attività. E invece? Purtroppo non c'è stata alcuna assunzione della Leonia, gli operatori sono ancora in una situazione di forte precarietà, perché non si è dato seguito a quelle che erano le indicazioni che il Consiglio Comunale il 3 maggio aveva assunto all'unanimità nel indicare al Sindaco e alla Giunta di attivare ogni iniziativa affinché potesse essere data prosecuzione all'esperienza della cooperativa Rom nelle attività storicamente svolte. Allora noi oggi chiediamo che venga da parte del nuovo Consiglio Comunale, che ha una forte maggioranza, venga assunta la responsabilità di dare seguito a quella delibera di Consiglio del 3 maggio del 2010, con la quale erano stati decisi all'unanimità di dare una possibilità di prosecuzione alla Rom 1995. Non possiamo dire certamente che nulla sia stato fatto, perché alcune attività sono state affidate dall'amministrazione comunale alla cooperativa, ma sono assolutamente insufficienti a garantire la continuità e la certezza lavorativa per tutti gli operatori coinvolti. Quanti sono gli operatori? Quanti siete? Siamo 18 persone che ancora ad oggi hanno avuto un momento di disoccupazione, di cassa integrazione ed oggi una precarietà, perché, ripeto, i servizi che ci sono stati affidati sono assolutamente insufficienti a garantire la continuità lavorativa. Bene, grazie. Ci andiamo sotto, facciamo.